Adesso, come sapete, da programma sono previsti degli interventi più di tipo settoriale, tematico. Io prego il professor Bacelli di gestire questa parte del convegno. Ok, innanzitutto vorrei ringraziare per l'invito l'Università Bocconi per l'invito a presentare questa ricerca. Come vedrete, la ricerca è stata organizzata e pensata per coinvolgere il maggior numero possibile di esperti della materia in un dibattito, e quindi occasioni come questa sono ovviamente lo sbocco naturale della nostra iniziativa. Quello che presentiamo oggi è soltanto una parte del lavoro svolto. Il volume che raccoglie tutti gli studi lo trovate sul sito della banca. Non lo abbiamo portato in distribuzione perché nella sua veste fisica è decisamente imponente. Contiene 20 lavori che affrontano questioni che coprono un ampio spettro di questioni che vanno dall'analisi di statistiche descrittive ad applicazioni econometriche, a questioni di policy, ad analisi della normativa, studi di settore. E hanno coinvolto autori non solo della Banca d'Italia, sia del Servizio Studi dell'amministrazione centrale, sia dei nuclei regionali di ricerca della banca, ma anche esponenti dell'Accademia e colleghi di altre istituzioni. Abbiamo poi voluto, appunto nello spirito del dibattito, coinvolgere molti discussants, i commenti dei quali troverete appunto anche nella raccolta di saggi disponibile sul sito della banca. Quali sono le direttrici di analisi che hanno guidato il progetto? Sono tre. La prima è mirato a definire quantitativamente la rilevanza dei problemi oggetto di analisi, e quindi da un lato abbiamo cercato di ridefinire la quantità, gli aspetti quantitativi della relazione tra capitale pubblico e crescita, e dall'altro abbiamo cercato di valutare, di verificare le valutazioni disponibili del ritardo infrastrutturale del nostro Paese. Una seconda direttrice di analisi è stata quella invece dell'esame degli ostacoli che potenzialmente si frappongono alla realizzazione efficiente di infrastrutture nel nostro Paese. Abbiamo guardato all'entità delle risorse finanziarie disponibili, alla qualità della programmazione e alle caratteristiche delle procedure amministrative che regolano la localizzazione e la realizzazione delle opere. Infine abbiamo effettuato lo studio di un caso di settore, il settore delle reti di trasporto. Nel seminario di oggi, in particolare nella mia relazione, io mi limiterò ad affrontare la questione del ritardo infrastrutturale e delle sue possibili cause, se si può dire che affrontando questa questione io stia limitando il campo di azione, il campo di interesse del mio intervento, e in particolare mi soffermerò sulla questione delle risorse finanziarie, su quella della programmazione, e se ci sarà tempo anche vorrei fare un accenno alle questioni relative alla selezione del contraente privato nel campo degli appalti pubblici. Prima di entrare nel merito, un piccolo accenno al contesto in cui si colloca questa ricerca e in cui si colloca il dibattito sulle infrastrutture in Italia oggi. Il quadro generale è quello di un paese che è cresciuto poco negli ultimi anni, negli ultimi due decenni. Qui vedete il nostro tasso medio di crescita nell'ultimo ventennio è inferiore a quello di Germania, Francia, molto inferiore a quello di Regno Unito, Stati Uniti e anche Spagna. Il grafico mostra un punto di partenza comune per tutti questi paesi: nel 1993 posto uguale a 1 il PIL di tutti questi paesi, e vedete che l'Italia, la linea rossa, perde progressivamente terreno nel confronto con gli altri paesi inclusi in questo piccolo campione. E il punto è che il paese potrebbe continuare su questo sentiero. I dati che vedete nella seconda parte di questo grafico sono basati sulle previsioni di Consensus Economics fino al 2013. Dal 2013 in avanti sono ottenuti allungando la serie di Consensus con
l'incremento dei tassi di crescita indicato nell'ultima versione del WIO, del Fondo Monetario. Vedete che l'Italia è tra questi paesi quello che cresce meno. Questo ha ovvie implicazioni per il bilancio pubblico, da un lato con un PIL più basso il peso del disavanzo strutturale sull'economia cresce, perché ci sono elementi del bilancio pubblico che non sono legati alla evoluzione dell'economia e quindi continua ad avere la stessa rilevanza quantitativa su un denominatore più piccolo, e questo comporta un peggioramento della dinamica del rapporto tra il debito e il prodotto. Ecco, in questa situazione naturalmente è stato già accennato da chi mi ha preceduto, gli investimenti pubblici diventano un ovvio candidato quando si cercano possibili soluzioni. Perché? Perché da un lato nel breve periodo gli investimenti sono tra gli elementi del bilancio pubblico tra quelli con il più elevato moltiplicatore, anche se qui bisogna fare molta attenzione alla questione dei ritardi con cui si passa dalla decisione di spendere su un'infrastruttura al momento in cui le risorse entrano effettivamente in circolo nell'economia, e per non parlare poi del momento in cui l'infrastruttura è effettivamente disponibile. E inoltre nel lungo periodo gli investimenti, e anche questo è stato anticipato, sono sicuramente tra gli elementi che concorrono a determinare il potenziale di crescita di un'economia. E anche qui però una nota di cautela: non sono tutti gli investimenti pubblici che hanno questa caratteristica, lo sono soprattutto quelli che sostengono la competitività del sistema paese e quindi per esempio incidono sui costi di trasporto oppure consentono l'accesso a nuovi mercati. E peraltro non basta poi costruire le infrastrutture, occorre anche che i servizi che sono offerti per loro tramite siano offerti in maniera efficiente affinché l'impatto sia pieno. Ultimo ma non per importanza, l'effetto che comunque una buona dotazione di infrastrutture può avere anche sulla qualità della vita. E in effetti nel lavoro che abbiamo svolto abbiamo rivisto la letteratura in materia di effetto delle infrastrutture sulla crescita. C'è un lavoro di rassegna che esamina più di un centinaio di ricerche svolte in ambito internazionale su questo tema, e abbiamo potuto verificare che quasi tutte le stime indicano un impatto rilevante e positivo dell'investimento pubblico sulla crescita. Va però rilevato che queste stime positive sono poco concentrate, c'è un'ampia dispersione. Qui vedete la deviazione standard è quasi pari alla media dell'elasticità stimata, quindi c'è anche incertezza sull'entità effettiva di questo stimolo. Davanti a queste potenzialità comunque si sente spesso dire, è stato detto anche poc'anzi, il nostro paese ha un grosso fabbisogno di infrastrutture, perché la dotazione di infrastrutture è inferiore a quella media dei principali paesi europei. E in effetti gli indicatori disponibili ci suggeriscono che questo gap sia almeno del 10% a seconda di come vengono computati questi indicatori. Dunque questo ritardo infrastrutturale, insieme alla consapevolezza del potenziale impatto degli investimenti pubblici sulla crescita, fanno concludere che questo sia uno degli ostacoli principali al recupero di competitività per il nostro Paese. Eppure la presenza del divario non dovrebbe immediatamente tradursi in un suggerimento a realizzare opere volte a colmarlo. Questo perché le decisioni in merito non si possono fondare su un solo indicatore, quello che abbiamo visto prima, che è un indicatore di quantità. Ad esempio, per le infrastrutture di trasporto bisogna chiaramente valutare l'accessibilità complessiva dei territori, che è garantita da un sistema di infrastrutture, valutare la domanda potenziale per i servizi che verranno forniti con quelle infrastrutture e valutare comunque i costi e i benefici attesi da questo investimento. Né questo, la percezione, la presenza di questo divario si traduce immediatamente in un suggerimento ad accrescere la spesa, perché non è detto che sia una spesa insufficiente la ragione del divario.
Infine occorre tenere presenti i vincoli entro cui ci si muove e i vincoli al momento sono quelli di una azione di risanamento di bilancio che non è più eludibile e che quindi chiede in realtà semmai recuperi di efficienza, e la domanda che ci poniamo e ci siamo posti quando abbiamo avviato questa ricerca è appunto se ci sono margini per questo tipo di recupero. Allora, dopo questa lunga premessa, veniamo allora al tema che volevo affrontare, le ragioni del divario infrastrutturale. E cominciamo dalla spesa. La spesa pubblica per investimenti nell'Unione Europea negli ultimi 20 anni ha oscillato tra il 2,5% e il 3% del prodotto interno lordo. La spesa pubblica italiana non è molto lontana da questo valore, è superiore a quella media dei paesi UE che non fanno parte dell'area dell'euro, è inferiore a quella francese significativamente, ma è superiore in misura altrettanto significativa sia a quella tedesca sia a quella del Regno Unito. Questo confronto sulla spesa delle amministrazioni pubbliche per investimenti fissi lordi è un confronto impreciso, perché gli investimenti includono macchinari e impianti oltre alle costruzioni, ed è incompleto perché nelle amministrazioni pubbliche non sono compresi ad esempio i concessionari privati di servizi pubblici. All'imprecisione non siamo nella posizione di rimediare, non esistono statistiche in ambito europeo confrontabili che ci consentano di guardare solo alle costruzioni. Per quanto riguarda l'incompletezza, quello che si può fare è guardare al complesso della spesa in conto capitale delle amministrazioni pubbliche, che include i trasferimenti anche ai concessionari privati. Il problema è che in questo modo aumenta un po' l'imprecisione, perché non tutti i trasferimenti in conto capitale vanno a finanziare investimenti. Comunque sia, se guardiamo a questa variabile, al complesso della spesa in conto capitale, anche qui vediamo, anzi qui la situazione è migliore, la spesa italiana è in linea con quella media dell'area dell'euro e si conferma, ed è in linea anche con quella francese, si conferma comunque superiore a quella tedesca e del Regno Unito. E in effetti, se andiamo a confrontare queste indicazioni che emergono dall'esame dell'andamento della spesa e costruiamo sulla base della spesa degli indicatori capitale pubblico finanziario, utilizzando la tecnica dell'inventario permanente, quindi capitalizzando gli investimenti effettuati, utilizzando ipotesi abbastanza standard sulla vita media dei beni così realizzati e sul deprezzamento, vediamo che la posizione del nostro paese, la barra rossa relativa all'Italia e quella relativa alla media di Francia, Germania e Regno Unito, non sono poi così differenti. La nostra dotazione in base alle risorse spese in rapporto al prodotto è abbastanza simile. E questo stride con il fatto che avevamo già visto all'inizio in quell'altro grafico, cioè con la differenza che invece esiste tra la misura della dotazione fisica di infrastrutture nel nostro paese e negli altri principali paesi europei. Peraltro vale la pena di sottolineare che nel corso degli ultimi 40 anni, anche più 50, in un contesto generalizzato di riduzione della spesa per investimenti in Europa, la posizione relativa dell'Italia in termini di spesa è migliorata, quindi abbiamo speso anche di più nei decenni a noi più vicini rispetto ai nostri principali partners. Riassumendo questa prima parte, io concluderei dicendo che non ci sono elementi che ci fanno ritenere che il motivo per cui scontiamo un ritardo, se questo ritardo c'è, perché poi, come dicevo, bisogna valutare anche altri indicatori, i motivi del ritardo non sono da ricondurre all'inadeguatezza delle risorse messe sul piatto, semmai ci sono altri fattori, e nella nostra ricerca ci siamo concentrati sulle procedure, sia quelle di programmazione sia quelle per la realizzazione degli investimenti. Allora, per quanto riguarda la programmazione, abbiamo pensato di partire guardando a un benchmark, a una best practice, e abbiamo pensato di fare riferimento alla Banca Mondiale, che una certa esperienza nella realizzazione di infrastrutture nel mondo l'ha maturata, direi, nel corso dei decenni della sua attività. Queste best practice indicano un ciclo di programmazione e realizzazione degli investimenti che, come vedrete, non ha niente di esoterico, è
indica un ciclo di programmazione abbastanza in linea con quello che una persona di buon senso potrebbe aspettarsi quando si parla di programmazione di investimenti. Il ciclo comincia con un inventario delle opere in esercizio, prosegue con l'identificazione dei nuovi progetti da effettuare che vengono individuati, e questo è importante, sulla base di linee guida strategiche predefinite. È un po' quello che il Vice Ministro prima nel suo intervento richiamava quando diceva abbiamo bisogno di punti di riferimento, abbiamo bisogno di ripensare la strategia all'interno della quale le opere si collocano. Dopodiché si passa alla valutazione e all'ordinamento dei progetti per priorità. E qui un altro elemento fondamentale è che i progetti, le proposte, siano preparate seguendo dei formati standard che consentano quindi e facilitino la comparazione tra i progetti e appunto l'ordinamento su una scala di priorità. Segue poi una fase di verifica di compatibilità finanziaria, cioè bisogna vedere che nell'ambito del budget disponibile queste e quali opere di queste siano effettivamente realizzabili. Occorre monitorare i lavori in corso, valutare quelli eseguiti, anche questo punto è stato richiamato prima, sia dal punto di vista della corrispondenza della tabella, rispetto a una tabella di marcia teorica, sia dal punto di vista degli effetti che questi lavori eseguiti e che le opere una volta ultimate hanno rispetto agli obiettivi che si perseguivano con la loro realizzazione. E si chiude il ciclo aggiornando l'inventario e si è pronti ad aprire un nuovo ciclo. Io mi concentrerò su tre elementi di questo ciclo: la valutazione dei progetti, la verifica della compatibilità finanziaria e il monitoraggio dei lavori in corso. Cominciamo dalla valutazione dei progetti. La prima cosa che emerge con chiarezza guardando le prassi nel nostro Paese in materia di investimenti pubblici è che una valutazione sistematica dei costi e benefici delle opere non viene effettuata. L'inclusione dei lavori nelle liste delle opere da realizzare richiede soltanto uno studio di fattibilità, solo per importi elevati c'è un progetto preliminare. Per le opere di interesse nazionale in realtà l'analisi costi-benefici è prevista, ma uno studio della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica nell'ambito della Spending Review che veniva richiamata all'inizio di questo pomeriggio sottolineava nel 2008 che non ci sono evidenze che l'assegnazione di risorse effettuata dal CIPE tenga in qualche misura conto di questo genere di analisi, né ci sono dati circa l'effettivo utilizzo di queste analisi. Non ci sono neanche linee guida obbligatorie per la valutazione, il che pone un problema di comparabilità e di trasparenza, già lo accennavo quando illustravo il benchmark della Banca Mondiale, ma pone anche questioni relative all'indipendenza dei valutatori. Inoltre, e questo pure è stato già accennato all'inizio, la valutazione non viene effettuata in fase di piano, ma soltanto al momento del progetto preliminare, il che impedisce la valutazione comparativa di alternative volte a soddisfare lo stesso bisogno, cioè non si comparano possibili progetti che possono rispondere esattamente alla stessa domanda. Cosa comporta questa situazione? Beh, innanzitutto, se non si fa una valutazione sistematica di costi e benefici, c'è il rischio che vengano realizzate opere più costose del necessario, con costi unitari più elevati. Di questo abbiamo una conferma in poche analisi disponibili, una delle quali è stata svolta dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici nel 2008, di nuovo, che ha sottolineato come i costi unitari di opere importanti come le autostrade e l'alta velocità siano molto più alti nel nostro Paese. Certo, il nostro Paese sconta una situazione orografica diversa da quella di altri Paesi europei, ma questo non basta a spiegare queste differenze. E quindi diciamo che possiamo riassumere le implicazioni di questa carenza di valutazione in una inferiore capacità di realizzare opere per date risorse e nel rischio di realizzare opere meno utili di quanto sarebbe possibile in principio. Che la valutazione dei progetti sia carente nel nostro Paese, una conferma indiretta di questo fatto la traiamo dal fatto che il Parlamento ha approvato già nel 2009 una legge delega proprio volta a garantire la razionalizzazione, la trasparenza e l'efficacia delle procedure di spesa
per la spesa in conto capitale, nel cui ambito i criteri e i principi direttivi includono l'introduzione della valutazione in fase di pianificazione, la definizione di linee guida obbligatorie e standardizzate e la garanzia di indipendenza dei valutatori. Veniamo alla programmazione finanziaria, quindi al secondo dei tre elementi su cui volevo soffermarmi del ciclo di programmazione. Quando si va a valutare la compatibilità finanziaria degli investimenti, osserviamo che in realtà nel nostro Paese mancano obiettivi pluriennali per le grandi categorie di spesa del bilancio pubblico e quindi anche per gli investimenti. Per gli investimenti questo è particolarmente grave perché è evidente che si tratta di un elemento del bilancio che trova una rispondenza particolarmente naturale in un contesto pluriennale. La definizione di politiche pluriennali e la valutazione della sostenibilità dei programmi di investimento vanno di pari passo. Un potenziale ostacolo alla realizzazione di piani pluriennali di questo genere è chiaramente nella difficoltà di coordinare i soggetti preposti alla spesa nel nostro Paese, che sono molti, e in effetti i rapporti finanziari da questi soggetti non sono ben definiti, soprattutto per quanto riguarda la ripartizione delle risorse disponibili. Abbiamo regole diverse, abbiamo una regola europea di pareggio strutturale per l'insieme degli enti e delle amministrazioni pubbliche, però abbiamo la nostra Costituzione che definisce una golden rule, cioè esclude le spese per investimento dalla regola di pareggio di bilancio per le amministrazioni locali. Né è chiaro come l'eventuale indebitamento permesso alle amministrazioni locali a fini di investimento venga quantificato e ripartito. Ora, l'assenza di un riferimento pluriennale ha come implicazione principale un incentivo ad avviare opere anche con finanziamento parziale. Da questo deriva innanzitutto un indebolimento ulteriore dell'attività di valutazione, ma anche un allungamento dei tempi effettivi di realizzazione, perché il completamento di un lotto parziale di un'opera è cosa ben diversa dal completamento dell'opera stessa. E inoltre ne derivano difficoltà di coordinamento ulteriori tra investimenti e progetti gestiti da amministrazioni diverse. Anche per questa via quindi, e vedremo che non abbiamo ancora esaurito i canali attraverso cui questo effetto si esercita, si esprime, anche per questa via si riduce la capacità per date risorse di realizzare opere nuove, perché da un lato si rinuncia a quel recupero di efficienza che potrebbe essere garantito da un effettivo vincolo di bilancio, dall'altro si allunga la catena e si allungano i tempi con cui si passa dalla spesa alla realizzazione effettiva, all'operatività delle infrastrutture. Infine, l'ultimo dei tre elementi, il monitoraggio. Qui abbiamo fatto notevoli passi in avanti, direi. Ci sono molte basi dati ora disponibili ed è infatti grazie a queste basi dati che è stato possibile effettuare lavori quantitativi nell'ambito della ricerca che stiamo presentando oggi. E però rimangono delle lacune significative nell'informazione disponibile. Intanto manca un pezzo importante, cioè è difficile individuare il fabbisogno di risorse residuo per completare un'opera in corso. Laddove ci sono informazioni di questo genere riguardano soprattutto le opere, gli investimenti dello Stato. E poi ci sono poche informazioni sull'efficacia, sull'efficienza del processo di realizzazione delle opere. Intanto su questo argomento il grado di aggiornamento delle banche dati è molto differenziato sul territorio. Nei lavori inclusi nel nostro volume, ad esempio, abbiamo dovuto rilevare che la banca dati della VCP, l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, per due regioni meridionali non è utilizzabile per la qualità del dato. Inoltre mancano proprio dei dettagli sulle cause del ritardo dei lavori, non ci sono sufficienti informazioni sulle tipologie di fenomeni che impediscono una celere realizzazione dell'opera. E infine, proprio perché sono possibili
realizzazioni e pianificazioni di pezzi di opera, non necessariamente dell'opera intera, anche l'unità di rilevazione per queste banche dati, non sempre l'opera nel suo complesso, ma sono i sottoinsiemi di quest'opera. Anche su questo aspetto interviene la delega a cui accennavo poc'anzi. Quali sono quindi le implicazioni di questi altri difetti così individuati? Intanto ovviamente la mancanza, queste carenze di monitoraggio, in particolare quella sulle risorse finanziarie residue necessarie per il completamento delle opere, rendono difficile effettuare una pianificazione finanziaria per il complesso degli interventi da effettuare. Ma le carenze del monitoraggio comportano anche una difficoltà di portare a termine le azioni volte a recuperare efficienza nel processo di realizzazione, sia accelerando i tempi che riducendo i costi. E il problema è rilevante, non stiamo parlando di un ordine di grandezza di secondaria importanza. C'è uno studio commissionato dalla Commissione Europea, perdonate il gioco di parole, a una società di ricerca indipendente sui progetti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale tra il 2000 e il 2006. Ecco, qui vedete che per quanto riguarda sia i ritardi di esecuzione sia gli aggravi di costo, l'Italia si stacca nettamente rispetto alla media dei paesi europei. E questo testimonia la rilevanza di questo tipo di problemi nel nostro Paese. E ovviamente, appunto, vi dicevo, non abbiamo esaurito l'elenco dei fattori, anche per questa via, a parità di risorse, realizziamo meno opere. Quindi, riassumendo, direi che gli aspetti procedurali incidono significativamente sulla capacità di tradurre risorse finanziarie in capitale pubblico e quindi sono una parte della spiegazione di quella discrasia tra misure finanziarie e misure fisiche della dotazione di capitale. Le carenze nella valutazione dei progetti ci portano a realizzare opere più costose e forse meno utili nel confronto internazionale. Gli incentivi all'efficienza sono ridotti perché non esiste un vero vincolo di bilancio nell'ambito di una programmazione finanziaria rigorosa. E le carenze del monitoraggio ostacolano sia questa programmazione sia anche le iniziative volte a migliorare lo status quo. Se ho ancora 5 minuti farei una brevissima digressione sulle questioni relative agli appalti pubblici che sono a valle della programmazione. Nel volume troverete molte cose su questo argomento. Io qui brevissimamente vorrei sottolineare il fatto che ovviamente al di là delle procedure di programmazione sono le procedure poi di appalto che determinano in maniera significativa l'efficienza della spesa e che è importante quando si studia e si affronta il problema del quadro regolatorio degli appalti pubblici tenere presente qual è il contesto in cui queste norme si trovano ad essere applicate. Ecco, il contesto è un contesto, quello italiano, in cui da un lato abbiamo un mercato estremamente frammentato, l'appalto medio tra il 2000 e il 2007 è di 1 milione di euro, questa media nasconde una realtà ancora peggiore, se posso usare questo termine, perché se consideriamo che il 54% di questi appalti è di pertinenza delle amministrazioni locali e andiamo a vedere qual è la media in quell'ambito, la media è inferiore ai 500.000 euro. Oltre alla frammentazione del mercato, un altro elemento da tenere presente è che il formato di asta più utilizzato è quello del massimo ribasso con l'esclusione automatica delle offerte anomale, quella che in inglese viene chiamata average bid auction. Quindi è che vedremo poi sostanzialmente si traduce quasi in una lotteria, il che rende poco efficiente la selezione, poco efficace la selezione del contraente. Quali sono le conseguenze di questi due elementi del contesto? La frammentazione comporta una carenza di competenze tecniche. Che ci sia una bassa qualità della progettazione è l'opinione, ad esempio, del 43% delle imprese intervistate dalla Banca d'Italia in un'indagine nel 2008. I tempi per la progettazione, secondo i dati dell'UVER, dell'Unità per la Verifica, ammontano a 2/3 dei tempi complessivi della realizzazione delle opere. Di questi poi circa la metà è per le cosiddette fasi di attraversamento, cioè per i passaggi amministrativi da una fase all'altra del progetto.
Questa insufficienza progettuale comporta, ha delle conseguenze economiche rilevanti, perché contribuisce ad accrescere i rischi di inadempimento del contratto. Se c'è incertezza sui costi di realizzazione di un'opera a causa della cattiva qualità del progetto, quello che succede è che le imprese che hanno un costo di abbandono più basso saranno incentivate a partecipare alle aste, cioè quelle imprese per le quali non adempiere al contratto, per esempio le imprese con minore capitale, quelle imprese che non hanno una reputazione da mantenere, sono incentivate a partecipare alle aste, perché scommettono sul fatto che il costo possa essere basso, e nel momento in cui si rendono conto che il costo basso non è, semplicemente si tirano indietro, con conseguenze ovvie dal punto di vista dell'amministratore pubblico, perché corre in questo modo un rischio elevato di disponibilità dell'opera. Comporta anche questa frammentazione e la conseguente ridotta capacità progettuale maggiori rischi di collusione, perché davanti a una scarsa capacità tecnica l'amministrazione spesso ricorre a questo tipo di asta di cui vi parlavo prima, cioè l'asta con l'esclusione automatica delle offerte anomale, che sostanzialmente è un'asta in cui vengono tagliate le offerte che sono di ribasso superiore a una certa percentuale rispetto all'offerta media. In questo caso, da un lato, appunto, vi dicevo, l'asta diventa una sorta di lotteria, cioè non vince chi fa il ribasso più alto, ma vince chi all'interno di questa banda determinata dal taglio, si chiama taglio delle ali, perché si escludono sia i ribassi più alti sia quelli inferiori, quindi vince chi si colloca meglio all'interno di questa banda, ma c'è anche la possibilità, poiché il riferimento è la media delle offerte presentate, che molte imprese colludano presentando offerte intorno a un certo valore in maniera da condizionare il posizionamento della media e far sì che un'impresa appartenente al cartello poi si aggiudichi l'asta. Di questo, tra l'altro, ci sono evidenze empiriche che trovate di questo fenomeno, ci sono evidenze empiriche che trovate in alcuni dei lavori del volume. Le soluzioni, ci sono soluzioni, alcune cose si possono pensare. Innanzitutto le competenze tecniche si possono innalzare se si costruiscono centrali di progettazione e magari se si adotta una normativa tecnica di dettaglio standardizzata che facilita la valutazione da parte delle amministrazioni. Per quanto riguarda l'inadempimento si può pensare a un rafforzamento delle garanzie, è stato menzionato il performance bond prima nel pomeriggio, e forse anche si può pensare all'introduzione di criteri reputazionali nella selezione delle imprese. Attualmente c'è molta resistenza a utilizzare questo tipo di criteri perché si pensa che riducano la concorrenza. Esperienze straniere invece suggeriscono che si possa fare uso della reputazione, della storia pregressa di un'impresa senza danneggiare la concorrenza. Sulla collusione la prescrizione è ovvia, la prima cosa sarebbe eliminare queste esclusioni automatiche, e anche qui si può pensare all'accentramento della valutazione presso strutture tecniche professionalmente adeguate, nonché lavorare sulla disciplina dei raggruppamenti temporanei di impresa. Attualmente nel nostro Paese le imprese che non hanno le qualifiche necessarie per certe categorie di lavori possono partecipare comunque mettendo su un raggruppamento temporaneo. Ecco, si potrebbe intervenire anche su questa disciplina. Concludo, perché mi sono dilungato più di quanto mi fosse consentito e di quanto avessi intenzione di fare. I difetti, torno alla programmazione, i difetti della programmazione nel nostro Paese non sono una novità, sono stati individuati da tempo. Qui c'è una citazione di un mio lavoro di 20 anni fa, ma conclusioni simili a quelle che vedete qui riportate erano state raggiunte anche 10-12 anni prima, per esempio, dal professor Giarda. E che in ogni caso manchi un quadro coerente e complessivo per l'analisi e la valutazione delle opere è una lamentela che viene effettuata da molto tempo nel nostro Paese. Concludo con un esempio, ce ne sono tanti, questo esempio
è particolarmente utile, credo, perché il perché vi sarà chiaro tra un po'. Si trattava di costruire una linea ferroviaria in Sicilia e c'erano due progetti in competizione e la competizione era molto vivace, come potete immaginare quando ci sono comunità locali che competono per un dato pool di risorse. Naturalmente la prima cosa a cui si è pensato per risolvere il problema, facciamo due linee, e questo pensiero già fa vedere che il problema qual è? Che non c'è un'assenza di criteri di valutazione e di procedure di selezione. Servono poi i finanziamenti e se ci fosse una programmazione finanziaria seria e vincolante non potrebbero venire fuori due linee dove c'erano i fondi per una, ma si fa una legge speciale, una legge ad hoc, e questo dimostra che è un problema non avere una programmazione finanziaria seria. Perché è particolarmente rilevante questo esempio? Perché questo esempio ci dice da quanto tempo avremmo potuto imparare dai nostri errori, perché questa storia è del 1887 ed è una storia che credo abbiamo avuto tutto il tempo per apprezzare e sarebbe ora di trarne le conseguenze. Grazie.